Allora, dove siamo? A siamo a Val San Sibio, perfetto, dove c'è una villa e il cui giardino è stato progettato dal Bernini, ma non quello famoso, suo fratello, più piccolo. È un giardino pazzesco, vediamo. Non è un topocane, ma è una nutria. Cosa mangia la nutria? Tutto, totalmente onnivora. L'entrata che avete visto prima, che arrivavano con le barche direttamente da Venezia, perché era tutta una palude qua davanti prima. Siamo arrivati alla grotta dell'Eremita, dopo che sei stato nel labirinto, da un punto di vista simbolico hai riflettuto su quanto sia tortuoso il percorso verso la retta via. Infatti all'interno del labirinto ci sono dei punti sui sette peccati capitali. Quando esci da questo labirinto arrivi alla grotta dell'Eremita. Questa qua dietro, la grotta dell'Eremita, non fa altro che farti pensare a quello che hai appena vissuto. Una piccola curiosità, lo sai che nell'Ottocento c'erano in Inghilterra dei giardini molto grandi come questo e per intrattenere i loro ospiti pagavano degli eremiti veri per stare nel giardino ed è diventato un mestiere di allora dell'Ottocento in Inghilterra di fare l'eremita da giardino. Non me lo sto inventando, andate su Wikipedia, c'è proprio la pagina eremita da giardino. Questo è un cedro della California che è stato piantato, dice il cartello, nel 1664 ed è il cedro della California più anziano di tutta Europa.
Lei stava esponendo... Ho trovato un fungo. Dove? Vedi? Dov'è che andate? Oh. In bagno. Ah, sul bagno c'è la cartina. No, sulla cartina c'è il bagno. Che cazzo dico? Allora ragazzuoli, questa dietro di noi è la villa, davanti a noi c'è il giardino. Salutate tutti, è stato bellissimo. Ciao! E adesso al ritorno andiamo in bagno. Andiamo in bagno che sta sulla cartina.